questo, il canneto è questa vegetazione che va sull'acqua. Qui sono stati osservati, sono stati germani reali, germano reale, e il falco pellegrino. Poi qualcuno ha riportato avvistamenti di Airone Cenerino. Anni abbiamo combattuto contro i tentativi di speculazione, il più famoso è stato quello nel 92 quando volevano fare un centro commerciale, fermato sempre dai cittadini, nel 2009 volevano fare una piscina per i mondiali nuoti e adesso ci troviamo con un progetto della proprietà di Pulcini, la stessa società, che vuole costruire 4 grattacieli di 100 metri ognuno. Adesso questa iniziativa è da 3 settimane che stiamo portando avanti, è per avere subito l'accesso al lago, visto che è già stato espropriato di proprietà pubblica, e renderlo accessibile anche da Casal Bertone, che è una zona come questa priva di aree verdi e di spazi per la città. Che appena è stato bucato per fare le fondamenta di questo mostro che avete visto che sta ancora nel lago, chiaramente l'acqua, trovando una diversa pressione, è salita e quindi acqua risorgiva, cioè non è acqua, non è che si è riempito perché l'acqua piovana l'ha riempito negli anni, è acqua che sgorga da sotto, è acqua pulita. Infatti, tra l'altro, nonostante qui stiamo parlando di una falda appunto in una zona piena di cemento, chiaramente ci potremmo anche aspettare di trovare dei inquinanti, dei metalli pesanti, ma non è così, non c'è neanche quello, per cui si tratta proprio di acqua pulita. Robin Hood and Little John walking through the forest, laughing back and forth what the other one has to say. Per favore rimanete in gruppo! Andiamo entrando all'interno della fabbrica, sulla destra vedete le strutture che appartenevano alla produzione che utilizzava prodotti chimici, mentre sulla sinistra c'era la produzione tessile. Purtroppo qui c'è questo grande scempio che potrebbe essere rivalutato e apprezzarlo come aria verde, come una bonifica che potrebbe portare solamente benessere al nostro quartiere. Dalle analisi risultano che le acque sono pulite, non ci sono né cariche batteriche, diciamo, quindi significa che non, le acque non intercettano fognature in generale, e quindi significa che il lago comunque è confinato come corpo idrico, che è una cosa molto importante. Qui siamo appunto nella zona di l'acqua bollicante, la zona della Marranella, qui fino a diciamo al 39 c'era proprio un fiume, cioè un ruscello che è il ruscello che poi è il fosso della Marranella, che è in carta. Se prendete la carta la carta geologica della fine di 800, la prima carta geologica è stata fatta qui sul territorio romano, c'è proprio il fiume disegnato, cioè qui c'era proprio diciamo un alveo fluviale, infatti anche i piedi dove poggiamo i nostri piedi in realtà è tufo chiaramente del vulcano laziale, ma ci sono anche depositi e sedimenti, lenti di sabbia, lenti di argilla di argilla limosa, limo argilloso, comunque sedimenti fluviali.